Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' particolare. Vi faccio l'intro adesso perché mi sono resa conto che comunque nel video manca qualcosina e comunque non avevo realizzato la intro. Ad ogni modo, in questo video oggi andiamo a preparare assieme per la prima volta, perché io non ho mai né provato a realizzare né assaggiata una ricetta di cucina, diciamo tradizionale americana, comunque non del nostro paese, non italiano, quindi io non ho mai avuto l'occasione di assaggiarla, ero molto curiosa, avevo della zucca che mi girava per casa già da giorni e siccome non se la badava nessuno, ho deciso di riciclarla, di riutilizzarla, realizzando qualcosa di diverso, insomma, per usarla, per non buttarla via, ecco. E quindi ho deciso di realizzare la torta di zucca con la torta classica che si utilizza appunto nel periodo autunnale, invernale, delle feste natalizie, sì, un po' tardi, ma insomma, appunto nei paesi americani. E quindi sì, sono sempre stata incuriosita, ma non l'ho mai voluta assaggiare perché non so, ogni tanto alcuni gusti particolari preferisco non provarli. E la zucca, boh, secondo me non si abbinava tanto nelle torte. Ma non vi dico niente, guardate il video fino alla fine per vedere poi alla fine se la ricetta vi piace oppure no. Prima di iniziare il video, però, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e lasciatemi scritto sotto nei commenti se vi piace questo video, questa tipologia di video dove andiamo a provare insieme delle ricette che appunto io non ho mai provato né a realizzare né a mangiare, quindi non so nemmeno se mi piacciono effettivamente, se ne volete vedere degli altri ed eventualmente consigliatemi anche la ricetta, non so, che volete provare insieme a me. Come prima cosa nel video non si vede, ho già, però ve la lascio casomai qui. Io ho preparato già alcune cose in anticipo, come per esempio la pasta sfoglia, sono andata ad acquistarla, non l'ho fatta io, e quindi vado, come potete vedere, a prepararla subito. La metto subito dentro il forno in modo da averla già pronta, perché comunque prima va cotta e poi si va a versare anche il resto degli ingredienti sulla pasta già pronta, appunto. E altra cosa, avevo già cotto anche la zucca che avevo sbucciato, tagliato a dadini e cotto in padella con un po' d'acqua, giusto perché non si attacchi, insomma, fin quando la zucca è diventata molto molto morbida. Ecco, dopodiché gli ho anche dato una frullata, non si vede nel video, però alla fine ho fatto anche quello e niente. Dunque, dopo questa preparazione iniziale ho incominciato con A questo punto prendo una terrina e continuo preparando l'impasto. Allora qui mi dice di mettere due uova e dargli una sbattuta veloce. Le mie non sono molto grandi, però queste ci sono. Quindi uno e due uova. Lo zucchero di aggiungere zucchero di canna, zucchero bianco, il sale e le spezie. Allora, mezza tazza di zucchero di canna e un quarto di tazza di zucchero bianco. Adesso aggiungo anche un quarto di tazza di zucchero bianco. Eccoci qua, direi che ci siamo. Verso tutto dentro. Continuo versando anche il sale e le spezie. Allora, di sale c'è mezzo cucchiaino e di spezie un cucchiaino e mezzo. Ma questo è il mio sale. Mezzo cucchiaino di sale. Un cucchiaino e mezzo di spezie. Queste qui le abbiamo fatte in un vecchio video. Ve lo lascio linkato qua nel pallino informazioni, non so da che parte è, perché non mi ricordo qual era il video. Allora, un cucchiaino e mezzo. Allora, uno e mezzo e la scorza di limone. E qui anche dovrebbe essere mezzo cucchiaino.
questo punto devo aggiungere la panna e la purea di zucca. Versiamo la panna. C'è scritto una tazza e mezza, quindi io ne ho anche di meno. E ne devo aggiungere un pochettino perché questo è da 200, quindi devo aggiungerne un altro po'. Ecco qua, ancora un po' di panna. Ecco fatto. Manca solo la zucca e poi la dobbiamo aggiungere due tazze secondo la ricetta sempre. Quindi qua c'è la mia zucca che ho già cucinato. Questa è la prima tazza di zucca. Questa è la seconda. Infilo anche questa dentro la terrina. Adesso io devo continuare a mescolare e dopodiché devo metterla a cuocere a 160 gradi per 45 minuti. Quindi mescoliamo qua. Ok, credo che manchi soltanto la farina. Ah, basta soltanto un cucchiaio di farina. Ok, a questo punto vado a recuperare la pasta frolla ascotta, che io sono anche riuscita a bruciare e a rompere. Questo sta a dimostrare il fatto che la pasta frolla fatta in casa è meglio di quella comprata. Vado a versare tutto dentro qua. Wow. Allora, devo dirvi che il profumo è molto buono. Quindi credo che alla fine potrebbe anche piacermi. Ok, sapete cosa faccio adesso? Vado a metterlo in forno. E mettiamola in forno, questa volta la metto per di qua però. Ragazzi, sono riuscita a bruciare la torta, ma in realtà sulla ricetta c'era scritto che i bordi erano da coprire durante la cottura, perché altrimenti sarebbe successo. Però io ho bruciato proprio anche la torta, in compenso è cotta. Dunque, c'è scritto di fare la prova del coltello e di piantarlo sul mezzo, deve uscire fuori pulito, deve uscire fuori bagnato ma pulito. Quindi io direi che sì, è cotta. Ok, adesso provo a rimuovere la parte bruciata perché così ovviamente non la mangio. E poi una volta che si è raffreddata, secondo la ricetta, è da decorare con un po' di panna montata. Ecco qua. La lascio raffreddare. Dunque, a questo punto c'è qui ancora la mia torta e voglio assaggiarla subito. Non è ancora fredda, quindi non ho aggiunto la panna, però non so, voglio assaggiarla, sono così curiosa che la voglio assaggiare subito, quindi la trasferisco in un piatto e poi mangiamo una fettina insieme. Dunque, questa è la mia pumping pie. Non è molto bella, quindi nella copertina ne metterò una più bella. E niente, adesso sì, non è carina, però secondo me prima assaggiando l'impasto sembrava molto buona, quindi andiamo a provarla assieme. Sono molto molto curiosa. Di sicuro se proverò a rifarla non la farò mai più con la pasta frolla già pronta. Già sapevo che non ne sarei stata contenta, ma adesso ne ho la certezza proprio. Le cose fatte da sé, come dico sempre, sono decisamente meglio. Ma questa è la torta? Il profumo è pazzesco.
Ascolta ancora un pochino, ma è buonissima. Sono proprio contento di aver provato questa ricetta. Forse è un po' troppo zuccherata per i miei gusti, ma io uso davvero sempre molto molto poco zucchero, quindi forse come ricetta le dosi sono giuste, ma sono io che sono un po' particolare. Niente, con questo è tutto. Io spero che il video, anche se un po' diverso dal solito, un po' particolare, vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi avete mai assaggiato questa torta o comunque qualche pa piatto particolare, se vi è piaciuto oppure no, se continuate a farlo oppure l'avete completamente eliminato dal vostro menu. E niente, con questo è tutto. Vi ricordo ancora di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, se ne volete vedere degli altri o semplicemente per sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!